Lo ripetiamo da sempre, la politica mondiale, europea, italiana, è fortissimamente influenzata dalla finanza. Non per nulla la Fed statunitense è un organismo privato, così come la nostra Banca d'Italia è composta per oltre il 90% di azionisti privati, cioè varie banche private. E ugualmente le agenzie di rating, che sono private, si permettono di influenzare direttamente il valore di intere nazioni con i loro giudizi. Spesso palesemente in conflitto di interesse. Ma veniamo alla notizia di oggi. Il 2023 si chiuderà con circa 43 miliardi di utili per le banche italiane, quindi un anno per loro veramente fantastico. Eppure, nonostante questo, i grandi gruppi bancari pagheranno poche tasse. È impossibile? No, tutt'altro. Piuttosto semplice per loro, visto che nonostante il maldestro tentativo posto in essere da questo governo, cioè la cosiddetta tassa sugli extra profitti, potranno semplicemente accantonare a riserva tali profitti, cioè per dirla semplice, metterli da parte, e questo li renderà esentasse. E quanto ho appena detto non viene affermato dall'estrema sinistra o da scappati di casa, ma dal maggior sindacato degli impiegati bancari, la FABI, i quali aggiungono che nonostante questo, prestiti e mutui sono diminuiti di quasi 6%. E la FABI molto opportunamente conclude sollecitando le banche a condividere i profitti con chi li ha generati, cioè cittadini ed imprese. Cittadini ed imprese che invece, stando così le cose, dovranno tirar fuori di tasca loro i circa 3 miliardi di tasse che le banche non pagheranno. E tutto questo dopo aver già subito notevoli maggiori spese per il corposo rialzo dei tassi di interesse e l'ampia differenza tra tassi attivi e passivi.